In Abruzzo la produttività del lavoro della farmaceutica è superiore a quella di paesi come Germania, Francia o Spagna, dati snocciolati da Farmindustria nel corso di un roadshow all'Aquila, alla presenza, tra gli altri, del ministro Anna Maria Bernini. Oltre 800 milioni di euro di export nel 2022, cresciuto del 172% negli ultimi 5 anni e pari a circa il 10% dell'export manifatturiero della regione e al 75% dell'export high-tech regionale. Inoltre si contano 1.300 addetti diretti che raggiungono i 3.000 con i fornitori. La presenza dell'industria farmaceutica in Abruzzo vede presenti aziende come Alfa Sigma, Dompé, Menarini, Sanofi. L'Aquila e Pescara risultano fra le principali province in Italia, sia per numero di addetti nella farmaceutica sul totale in Italia, sia per incidenza degli addetti sul totale manifatturiero della provincia. All'Aquila l'export della farmaceutica è cresciuto del 58%, il settore è primo, con il 53% dell'export manifatturiero nel 2022. Devo dire che questo accordo, questo patto per la crescita tra l'università e la farmaceutica sta dando dei risultati straordinari. Noi siamo grandi in Italia, siamo grandi in Europa, nel mondo, grazie a un'industria farmaceutica che cresce continuamente, garantisce, anzi supporta sempre di più il benessere delle persone. Un altro collegamento tra l'università, la ricerca e quindi la ricerca applicata, cioè le industrie farmaceutiche, sono i dottorati innovativi, in cui noi crediamo moltissimo, dei dottorati cofinanziati tra università e impresa che portano naturalmente la ricerca dentro l'impresa e consentono al ricercatore o al dottorato, al dottore di ricerca, di essere assunto all'interno dell'impresa. Quindi diciamo che si accorcia sempre di più il canale di comunicazione, a volte troppo lungo, tra mondo della formazione e della ricerca e mondo del lavoro. È un settore strategico e in quanto tale presso il nostro Ministero, il Ministero per le Imprese e il Made in Italy, considerata appunto anche il fatto che l'industria farmaceutica è considerata un'eccellenza del Made in Italy, abbiamo istituito un tavolo di settore per il rilancio della politica industriale farmaceutica. In pandemia si è capito ancora di più il valore della rete tra ricerca e industria. L'economia della conoscenza nella farmaceutica e più in generale nel mondo della salute vive il suo momento di massima importanza, in quanto dopo la pandemia, come lei ha correttamente detto, tutti ci siamo resi conto che il prerequisito del benessere e che la popolazione sia in salute. L'Aquila, Pescara rappresentano un distretto fondamentale e strategico per tutto il territorio italiano. Aziende che investono in ricerca e sviluppo, in digitale, in trasformazione dei processi rispetto ai nostri valori, cioè sviluppare, ricercare, produrre appunto questo territorio e di produzione farmaci che possano cambiare la vita, la qualità della vita, oltre che aumentare la sopravvivenza dei cittadini.